Dal Parco Pertini a Piazza Sant'Agostino, da Viale Michelangelo a Piazza Risorgimento. Questi alcuni degli angoli di Arezzo che ospitano le fontane cittadine, purtroppo però qualcuna ancora secco ed altre che necessitano invece di un intervento di manutenzione. Tutte condizioni che portano così le fontane inevitabilmente a perdere, oltre alla loro funzionalità, anche il loro fascino, soprattutto con l'arrivo dell'estate e quindi della stagione turistica. Partiamo dal Parco Ciotto, che diciamo è il parco principale in cui i turisti, ma anche i nostri concittadini, vanno tutti i giorni quotidianamente. Abbiamo avviato i lavori di ripulizia e quindi di svuotamento di quella che è la vasca principale. Praticamente quella vasca, per svuotarla ci vogliono 10 giorni. Abbiamo avviato questi lavori, sono praticamente ultimati, e dopo partiremo con la pulizia. Una volta effettuata la pulizia di tutta la vasca, partiremo poi dopo con il riempimento e di conseguenza la vasca ritornerà a essere pulita come era nello stato attuale. Questo per quanto riguarda la cosiddetta vasca dei Cigni. Le altre vasche, partendo dalla stazione, qual è la situazione lì? Allora, per quanto riguarda le due vasche, queste sono state inserite nel progetto che già nel piano delle opere pubbliche e verranno riqualificate entrambe sul progetto dei giardini di Viale Michelangelo. Quelle vasche hanno dei problemi perché ci sono delle crepe che praticamente perdono e fanno uscire l'acqua. Stiamo facendo delle valutazioni per mettere dei materiali elastici che possano permettere appunto la copertura di queste che sono crepe, di queste piccole crepe, quindi la manutenzione ordinaria giusta, e finalmente potremo ridare anche quelle due vasche ai nostri concittadini. Sant'Agostino, Piazza Risorgimento. Anche in questo caso le vasche sono funzionanti, stiamo facendo la manutenzione. Purtroppo devo dire che in questi casi l'inciviltà un po' della gente non aiuta, perché spesso troviamo bottiglie, troviamo dei materiali plastici che non dovrebbero stare in queste vasche. Però comunque la manutenzione c'è e stiamo portando avanti questi interventi.